Ciao ragazzi, la telenovela Buongiorno sta finendo perché chiedere un'informazione. Anch'io l'altro giorno ho chiesto un'informazione dove poter andare a pranzo in una trattoria. Mi si era anche dato il telefono e il navigatore, quindi ho chiesto informazioni. Sicuramente tante squadre si saranno informate su Buongiorno, ma nessuno ha fatto una trattativa se non il Napoli, ed è quello che sta avvenendo fuori. Quindi l'Inter non ha fatto nessuna trattativa per Buongiorno, anche perché appena hanno sentito il prezzo, secondo me sono scappati, con tutto rispetto per il giocatore, che io sono stato il primo su YouTube a parlare di Buongiorno calciatore. Sembra che l'Inter volesse offrire 20 milioni più Tesman. Ma era un'offerta che voleva fare, non c'è nessuna offerta dell'Inter, non c'è mai stata nessuna trattativa dell'Inter per Buongiorno. Hanno fatto, secondo me, un favore al Riso, che era a ballare al Twiga con Ausilio l'altra sera. Sono amici, mettendo sulla corda il Napoli, facendogli accettare determinate condizioni. Quindi hanno usato un diversivo. L'Inter non ha mai accelerato su Buongiorno, non ha fatto mai nessuna trattativa, ha chiesto informazioni, è interessato. Anch'io sono interessato a una Porsche, però la Porsche non me la posso permettere, quindi non c'è niente su Buongiorno, zero uovo. Come l'anno scorso c'erano tante altre cose, perché anche l'anno scorso Pif Bin Salman aveva ordinato di prendere Samardzic. Poi c'era chi parlava con il padre di Samardzic parla la lingua di Samardzic più inglese. Qui c'è gente che non parla nemmeno italiano. Volevo sapere. Ora escono con Beppe Questa. L'anno scorso uscivano con il padre di Samardzic a cena, e quest'anno escono con Beppe Riso. Comunque, ti dico una cosa, io ti ho già salvato una volta, guarda, te lo dico senza nessun problema. Quando vuoi, accendiamo una live insieme e vediamo quante persone c'hai te e quante persone ho io. Perché l'ultima volta che ho acceso una live in bocca, in faccia, come il Milan all'Inter, 900 di qua e 180 da te che stavano piangendo. Accendiamo una live insieme, vediamo quante persone fai te e quante persone faccio io. Perché te sei un mio spermatozoo. Te sei un mio spermatozoo andato a male, che se non mi facevi dissing, a te nemmeno tuo padre, che ha pianto per farti aprire il canale, ti guardava. Nemmeno i tuoi genitori ti guardano a te, perché sei ridicolo. Te sei un mio schizzo di sperma andato a male. E ti hanno già graziato diverse persone a farti riaprire il canale. Anche perché te, quando apri quella bocca, ignorante, non sai nemmeno cosa dici. Te sei ridicolo. Te lo dico una volta sola, sei ridicolo. Io sono contro la violenza, io sono per aiutare le persone che soffrono come te, perché vivere da fallito non è facile, io questo lo posso anche capire. Ma quando ti prestano i soldi, però restituiscili. Non ti fa chiamare dalle persone, ti chiamano perché gli devi dare i soldi. Restituisci i soldi alle persone, perché questo mi hanno detto a me. Ma c'è un modo per non chiedere i soldi alle persone, andare a lavorare, cosa che te non sai nemmeno da dove sta di casa. Vanno ascoltati a volte, secondo me, i genitori, perché i genitori sono quelli che ti danno i consigli. Accendiamo una live insieme, l'ultima live ti ho acceso in bocca, 900 contro 180, accendiamo quando vuoi. Una live, una sera, accendo una live e poi vediamo i tuoi super numeri dove sono. Che solo quattro mentecatti possono guardare un canale di merda come il tuo. Solo quelli possono fare. Perché io ci stai andando giù pesante. Avevo deciso di non risponderti, ma almeno una volta ti devo rispondere. Perché te sei un mio spermatozoo andato a male, che se non mi facevi dissing, nemmeno i tuoi parenti ti guardavano a te. E io non sono nessuno, sono un tifoso, non sono uno youtuber. Comunque, parlando di Buongiorno, Buongiorno, non c'è nessuna trattativa. Non c'è mai stata nessuna trattativa, va a Napoli. Conte ha messo come nomi Buongiorno e Lukaku, perché secondo me cercheranno, e io non faccio calciomercato, io così valuto quello che sento, ma sembra che davvero Conte, da quello che dicono anche le
le radio locali di Napoli, sembra, e me l'hanno detto stamattina, che Conte abbia detto buongiorno e Lukaku, perché Conte lo sappiamo tutti, ti chiede quei giocatori e poi dopo li vuole. Quindi buongiorno va a Napoli, non c'è mai stata nessuna trattativa con l'Inter. Beppe Riso era al Twiga l'altra sera, informati, con Ausilio, e non va, non esce anche ad una, allora se no mandateci le foto di voi che uscite con Beppe Riso, è la stessa cosa di quando uscivate con il padre di Samardzic, che parlavate di Samardzic che andava all'Inter, che a gennaio si era riaperta e che sarebbe venuto all'Inter. Ora però basta, perché sennò io a quel livello lì di questi malati di mente io non scendo, perché questi sono dei malati di mente che sparano solo puttanate e che non sanno nulla, perché io aspetto ancora Zigze, che era già fatta, aspetto Guirassy, che era già fatta, aspetto il ritorno di Dybala, aspetto Icardi che doveva tornare, aspetto il ritorno di Hakimi, aspetto Buongiorno che dovevi chiudere il canale, chiudi il canale, chiudilo il canale. Perché non lo chiudi il canale? Tanto se ti fa le live sopra tutte le sere, te lo chiudi uguale il canale, perché c'hai 100 spettatori, vuoi scommettere? Vuoi scommettere e mi prendo 2 settimane di ferie e ti faccio chiudere il canale lo stesso? Quanto vuoi vedere? Che almeno poi sei costretto ad andare a lavorare perché non spari più le puttanate dopo. Ma dopo non venire a piangere, non far chiamare il tuo bambino, vieni apri il canale per favore! Perché l'hai fatto con me e l'hai fatto con tanta gente, ti sei messo a piangere perché ti sei fatto riaprire il canale e a 50 anni hai fatto chiamare i tuoi genitori per farti riaprire il canale, hai capito o no? E io ho le prove di quello che dico, a differenza di tanti altri, io ho ancora tutti i messaggi, tutte le mail di gente che piange perché ti dovevo riaprire il canale quando esageravi, che volevi fare il nome del direttore commerciale Giuseppe 10, non te lo ricordi più, le hai cancellati quei video, ma io ce l'ho ancora tutti, caro. Vedi? Chi sbaglia non impara, perché te non imparerai mai a vivere, nonostante tu abbia 40, 45, 50 cazzo d'anni c'hai lì, che non si capisce nemmeno che cazzo d'animale sei, e continui ancora ad andare sul pesante a rompere i coglioni alla gente. Vedi, e io... Se avevo chiuso il canale, forse avevo fatto un piacere anche a tanta altra gente, senza violenza, senza chiudere il canale ad uno che non dovrebbe stare davanti a una telecamera. Te dovresti andare al lavoro, e quello dovresti fare, dovresti essere utile alla società. Te e qualcun altro con te. Ma io non ce l'ho con te, perché te non capisci. Io ce l'ho con chi viene su quel canale di merda a darti una mano. Con quelli ce l'ho io. Gente fa di imprenditore, qualcuno non ci viene più, anche quell'altro lì, il nome tiri fuori tutti, dov'è quello lì che è un anno non viene più sul canale, dov'è? L'ultima live ti ho fatto in bocca, 900 contro 180, te sei un canale di merda, ridicolo, quello sei, uno sparaminchiato e basta, te fai schifo al cazzo, te sei il peggior canale dell'Inter insieme a qualche un altro. Hermoso sarebbe il sostituto perfetto, sarebbe quello che proprio cerca l'Inter. Il problema di Hermoso è che ha 29 anni, è giovane ancora, perché non tutti sono acerbi 35-36. Il problema di Hermoso è che ha 29 anni e chiede un ingaggio importante. Poi c'è Danzo, che comunque è un bel difensore, ma c'è un difensore argentino che a me piace tantissimo, che ne parlavo con Chris. Chris, scusami, non mi ricordo il nome del canale, perché quello scemo lì mi fa incazzare, come si chiama? Clan Interista, ne parlavo con Chris di Clan Interista, e in effetti Facundo Medina è un grandissimo giocatore ed è proprio quello che servirebbe a noi. Quindi su Buongiorno non c'è mai stato nulla, c'è un interessamento come qualcheduno si potrebbe interessare a Diletta Leotta, poi dall'interessamento al Quagliare ce ne passa. Abbiamo comunque un budget importante per il difensore? Abbiamo questi 40 milioni da spendere su un difensore? Ce l'abbiamo questo budget? Perché è quello che bisogna capire. Quindi noi
Davvero volevamo prendere, eravamo interessati, abbiamo chiesto informazioni su Buongiorno e costa 40 milioni, perché va al Napoli più 35 più 5, più una clausola rescissoria da 70 milioni che gli scatta dopo il terzo anno più premio scudetto. Secondo me l'Inter non ha un budget da 40 milioni, perché ad oggi noi, e lo sapete, no? A chi dovete dare retta, sia ai pagliacci o alla gente seria, questo lo sapete da soli, ad oggi non c'è nessun passaggio di quote. E noi ve lo abbiamo certificato. Ad oggi l'Inter è di Oktri. Oktri deve fare un percorso per poi dopo cedere l'Inter. Sono felicissimo della seconda squadra, della squadra B che partirà dal 2025, perché siamo indietro? Perché Zango ovviamente non poteva investire, soprattutto a livello di strutture dove siamo indietro, come ha detto Marotta. È inutile che te mi allunghi un anno in primavera, perché poi il salto dopo. Il salto dalla primavera alla prima squadra è troppo grande. Te devi fare la seconda squadra e mandarli a giocare in Serie C. Allora sì che è meno traumatico il salto. Ed è quello il futuro, la seconda squadra. E sono felicissimo. Poi ragazzi, lo stesso mercato di Zhang non arrivano, non me ne frega un cazzo. Io sono felice perché l'Inter si è salvata, perché molti di voi non sanno in che condizioni eravamo. Non abbiamo venduto nessuno, come ho già detto 40 volte, dell'ossatura della squadra, e facciamo quello che si può fare. Fino alla prova contraria siamo noi campioni d'Italia, abbiamo qualcuno su quell'età, è vero, ci mancherebbe anche un attaccante oltre a centrale, è vero, ma ragazzi, tutto non si può avere, step by step. Ciao Inter!